In questa puntata, la regina dell'off-road si è fatta un abito tutto nuovo. Il Land Rover Defender 90 a passo corto fa miracoli fuori strada e si comporta bene anche su strada. A 3 anni dal lancio, Opel Crossland perde la X nel nome, ma guadagna il visor look, con linee tutte nuove. Jeep torna nel segmento dei pick-up e lo fa da gladiatore. Su base Wrangler, il Gladiator è pronto a scatenare l'inferno. In chiusura, il punto sulla Formula 1 del nostro Umberto Zappelloni e le pillole di Autolink con la Mercedes Virtuo e DS sponsor dell'Open Italia di Golf. Ora allacciate le cinture, perché si parte! Lo stile è inconfondibile, iconica da sempre, ma rinnovata per il XXI secolo, la sua capacità, quella di intraprendere sempre grandi imprese. Il coraggio, la volontà di dare e di essere sempre al servizio con i suoi grandi aiuti, ma soprattutto di arrivare dove nessun altro riesce. Lo spirito di avventura è sempre quello inconfondibile, ma la proviamo insieme, la nuova Defender. L'inconfondibile profilo appare ed è straordinariamente forte. La Defender è progettata per essere funzionale e realizzata per emozionare. Icona per nome, forma e capacità. Iniziamo dal design decisamente emozionante, il profilo è inconfondibile, identifica istantaneamente la nuova Defender con gli sbalzi ridotti che garantiscono angoli ottimali di attacco e di uscita. Gli stilisti Land Rover hanno reimmaginato i tratti distintivi familiari della Defender del XXI secolo, dando alla nuova 4x4 un decisivo aspetto verticale, con vetri alpini nel tetto, conservando però il portellone incernierato lateralmente con ruote di scorta esterna, così riconoscibile nell'originale. La personalità originale del Defender è stata ripresa anche negli interni, dove sono a vista elementi strutturali e componenti generalmente nascosti a sottolineare la semplicità e la praticità. Fra le novità, cambio sul cruscotto che consente di montare uno strapuntino centrale opzionale, ottenendo così 3 sedili affiancati come le prime Land Rover. La nuova Defender è disponibile in versione 90 e 110, configurazione fino a 6 sedili per la 90 e con l'opzione di 5, 6 o 5 più 2 sedili per la 110. Nella Defender che stiamo provando, chiaramente diesel, la potenza proviene dalla scelta del potente ed efficiente 6 cilindri in linea di 200, di 250, di 300 motori Ingenium. Il D200 offre 500 Nm di coppia e da 0 a 100 in 10,2 secondi. Per il Defender 110 il consumo di carburante è 8,8 litri ogni 100 km. Il più potente D250 restituisce gli stessi dati economici e un aumento della coppia 570 Nm 0-100 km/h in 8,3 secondi.
Il potente di 300 produce 650 Nm di coppia e invece da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. Tutti i motori diesel a 6 cilindri dispongono della tecnologia MEV all'avanguardia per raccogliere l'energia persa in decelerazione e frenata per aumentare l'efficienza del carburante. Ha un motorino d'avviamento integrato a cinghia, assicura un più reattivo e raffinato sistema stop and start e fornisce un'assistenza extra al motore in accelerazione. In combinazione con il sistema MEV, i nuovi diesel a 6 cilindri presentano una coppia di turbocompressori disposti in sequenza per massimizzare il calore a catalizzatore per ridurre il tempo di riscaldamento, ottimizzando l'efficienza. Anche i pistoni in acciaio a basso attrito di ultima generazione contribuiscono a migliorare l'efficienza rispetto ai motori diesel precedenti. Progettata per essere funzionale e realizzata per emozionare, intelligente, ricca di carattere e profilo inconfondibile che ingloba tutti gli stilemi Defender, inclusi sbalzi ridotti anteriori e posteriori. Robusta nell'aspetto e nella sostanza, esperienza di classe mondiale su asfalto e in off-road. La sicurezza in numeri, la nuova Defender 110 ha ottenuto le 5 stelle Euro NCAP con un punteggio dell'85% per la protezione di bambini e adulti a bordo, 79% per le tecnologie di assistenza alla guida sicura. Pronta per ogni spedizione, carico utile massimo fino a 900 kg, carico statico sul tetto 300 kg, dinamico 168, capacità di traino 3500 kg. Profondità di guado fino a 900 mm, la nuova Defender è definitivamente il 4x4 per ogni spedizione. A poco più di 3 anni dal lancio, avvenuto nel 2017, il crossover compatto nuovo Opel Crossland ha perso la X nel nome, ma ha guadagnato un frontale tutto nuovo. Sfoggia un look decisamente più moderno, in particolare nel muso, che lega fari e mascherina incorniciandoli in un sottile inserto cromato. Si chiama Visor ed è l'elemento di stile che distinguerà i nuovi modelli Opel. Il visor estende visivamente la larghezza e organizza la fascia con una quantità ridotta di elementi. Il leggendario emblema Blitz del marchio domina al centro dell'Opel Visor. Rivista anche la zona dei fanali posteriori, ora fumé e uniti da una fascia scura che ospita al centro il nuovo logo. Appena sotto si trova il nome della vettura scritto a grandi lettere. Ricercato il tetto, che può essere bianco o nero, in contrasto con il resto della carrozzeria. Nuovo Opel Crossland è un SUV compatto e agile che unisce stile e versatilità in 4,22 m di lunghezza, 1,83 m di larghezza e 1,61 m di altezza. Il nuovo Opel Crossland offre anche un alto livello di flessibilità, grazie ai sedili posteriori scorrevoli. Gli schienali sono abbattibili con una divisione 60-40 e scorrono fino a 150 mm, aumentando in pochi secondi lo spazio nel bagagliaio da 410 a 520 litri, valore al top del segmento. Piegando completamente i sedili posteriori, si aumenta il volume del bagagliaio a 1255 litri. La sicurezza per Opel è sempre al primo posto. Ed ecco che su un nuovo Opel Crossland si trovano fari adattivi full LED che riescono a garantire eccellente visibilità al buio con fascio largo e profondo e una luce chiara, riducendo al contempo i consumi di energia e le emissioni. Inoltre adattano automaticamente il fascio luminoso alle condizioni di guida e al traffico circostante, confermando come nuovo Opel Crossland presenti dotazioni precedentemente riservate a modelli di segmento superiore. Al vertice della gamma di Opel Crossland si trova la versione Ultimate. L'allestimento top di gamma offre tutte le caratteristiche high-tech, di lusso e di praticità, che sulle altre versioni si trovano come opzione. L'equipaggiamento di serie include sensori di parcheggio anteriori e posteriori e fari full LED. Di serie anche il sistema di infotainment multimedia Navi Pro, con schermo touch a colori da 8 pollici, e i servizi Opel Connect.
I sedili ergonomici AGR in Alcantara nero per guidatore e passeggero anteriore sono dotati di riscaldamento regolabile. Il comfort è ulteriormente incrementato dal volante riscaldato, dal climatizzatore elettronico Bizona, dal parabrezza riscaldato Thermatec e dal vetro colorato Solar Protect al posteriore. L'accesso è semplice, grazie a Keyless Start and Go. Ampia la scelta dei propulsori, si tratta di motori a elevata efficienza in linea con le più recenti norme Euro 6D. Tra questi spicca il propulsore 1,5 litri diesel 4 cilindri da 110 cavalli abbinato al preciso cambio manuale a 6 rapporti. Un ottimo compagno di viaggio per un tour che partendo da Como ci ha portati sulla riva sinistra del lago sino a Tremezzo, passando per Cernobbio, famosa anche per il concorso d'eleganza di Villa d'Este, L'Aglio, scelta come dimora da George Clooney, e Sala Comacina, affacciata sull'unica isola del lago. A Cadenabbia, Opel Crossland è agilmente salito sul ferry per Bellagio, la perla del lago di Como, conosciuta per i meravigliosi giardini e le splendide ville. Opel Crossland si trasforma così per qualche minuto in Cross Lake. Il nuovo SUV Opel Crossland è già arrivato nelle concessionarie, con prezzi a partire da 20.850 euro. La nostra prova di oggi comincia qui nel cassone di una Jeep Gladiator. Siamo in mezzo all'acqua per evidenziare che quest'auto, tra le altre cose, ha delle capacità di guado non indifferenti. Un gran giocattolone, un'auto che viene comprata per trainare la barca, le motociclette, perché non la roulotte, per andare in giro con gli amici, per divertirsi, è scomponibile, si leva il tetto, si fa un po' di tutto. Ecco, insomma, assolutamente divertente e ora è giunto il momento di andarla a provare. Vediamo qualche numero. Un pick up sicuramente adatto al fuoristrada, ha un angolo di attacco pari a 41 gradi, un angolo di dosso di 18.4 e un angolo di uscita di 25 gradi, con un'altezza da terra di 25.3 cm. Insomma, davvero è in grado di andare quasi dappertutto. Gladiator è capace di trainare fino a 2721 kg, un'informazione importante per chi pensa di portarsi dietro la barca, la roulotte o le motociclette. Il carico utile massimo in 4x4 è di 565 kg. E cosa c'è sotto il cofano di Gladiator? Un V6 diesel, un motore a gasolio da 3000 cc in grado di erogare una potenza massima di 264 cavalli e 600 Nm di coppia, il tutto abbinato a un cambio automatico a 8 marce con ridotte specifiche per il fuoristrada. La trazione integrale ha un differenziale posteriore autobloccante. La nuova Jeep Gladiator garantisce grandi capacità di off-road grazie al sistema di trazione integrale Command Track. Un tecnicismo, è dotato di scatola di rinvio a due velocità con rapporto delle marce ridotte pari a 2,72 su 1 e gli assali anteriori e posteriori sono i Dana 44 Heavy Duty di terza generazione e gli appassionati sanno bene che sono il top. Quattro le modalità di guida che variano tra le due e le quattro ruote motrici con possibilità di marce ridotte. La tecnologia Shift on the Fly poi consente di passare dalla modalità di marcia a due ruote motrici a quella a quattro ruote motrici sino ad una velocità di 72 km orari, ovvero anche in movimento. E la differenziale posteriore è slittamento limitato Track Lock, garantisce maggior trazione in condizioni di scarsa aderenza. Erano anni che non si vedeva un pick-up con le sette ferritoie sulla calandra, un pick-up vero, americano, un pick-up Jeep. L'ultimo è stato il Comanche, prodotto fino al 1992. E Gladiator ritorna possente e muscoloso, ma soprattutto imponente, è lungo 5,59 m. Spartano? No, più che altro sportivo, ma anche lussuoso e tecnologico.
I passaruote in tinta, fari e fanali a LED, gli interni in tessuto o anche in pelle, come nella versione da noi provata, il sistema di accesso senza chiave, l'assistente per le discese, il cruise control, la retromarcia con sensore di parcheggio e la telecamera e il sistema multimediale Uconnect di quarta generazione con un display da 8.4 pollici e per sentire la musica un sistema audio Alpine. Insomma, non manca proprio nulla per avere tutto quello che si vuole. Gli appassionati vogliono costruirsi dei veicoli tailor-made, fatti su misura. Ecco allora che per Jeep Gladiator il catalogo della casa americana conta su oltre 200 accessori realizzati dalla Mopar. Tra questi coperture, rivestimenti per il cassone, barre, portapacchi, sistemi di portaggio in generale, la cesta per fermare il carico, il portabici, il kayak, il surf, lo sci e anche il kit di sollevamento, le pedane laterali tubolari, i cerchi e chi più ne ha più ne metta. Infine parliamo di prezzi. Gladiator in versione Overland costa 55.110 euro che diventano 57.410 per la versione 80° anniversario e arrivano a 59.110 per la Launch Edition. Sicuramente non un'auto per tutti, ma per grandi appassionati del marchio americano. Amici di Top Speed, ben ritrovati. La Formula 1 era andata a Silverstone in cerca di risposte sul suo futuro per capire se la nuova formula della Sprint Race o Sprint Qualifying, come qualcuno la vuole chiamare, aveva un senso. Io credo che ce l'abbia, con qualche piccola correzione. Cercava risposte sulla Formula 1 del 2022, sulle nuove vetture. Ecco, lì sulle forme io qualcosa da rivedere anche lì lo avrei, perché non sembrano bellissime le vetture della rivoluzione. Ma invece a Silverstone la Formula 1 ha avuto la certezza che il grande duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è arrivato a un punto di non ritorno. L'incidente alla prima curva ci racconta che la loro rivalità ha raggiunto mai vertici che soltanto nei grandi duelli della storia della Formula 1 si erano raggiunti, Senna e Prost su tutti, ma anche andando un po' più vicini a noi, i grandi duelli di Schumacher con Mika Häkkinen o poi con Jacques Villeneuve o con Jean-Paul Montoya, che non dobbiamo dimenticare che Schumacher ha avuto vari avversari durante la sua infinita carriera. Ecco, per Hamilton è la prima volta che c'è qualcuno della forza e della cattiveria di Max Verstappen, perché con Vettel la cosa si era risolta subito abbastanza in fretta. Invece Verstappen ha fatto vedere che è uno che non molla, che non alza il piede. Hamilton altrettanto. Quindi sono finiti alla Copse a toccarsi e Max ha avuto la peggio, fortunatamente senza conseguenze. I commissari hanno punito Hamilton, ma credo che non stia lì il problema è che questi due, se si ritroveranno nello stesso identica situazione al prossimo Gran Premio, rischiano di finire allo stesso modo. Quindi bisognerà cercare di intervenire per calmare un po' gli animi, perché è vero, i duelli ruota a ruota sono il sale della Formula 1, sono lo spettacolo che cercano gli amanti della Formula 1, però bisogna cercare di non esagerare. Ecco, in quella curva in due non si poteva passare. Bisogna rendersi conto che le gare non finiscono alla prima curva e qui Max deve fare un piccolo salto in avanti di qualità, perché se vuole vincere il mondiale dovrà anche imparare a ragionare. Non si butta via una gara come quella perché vuoi passare per primo alla prima curva e non cedere il passaggio a Lewis Hamilton. Hamilton è arrivato troppo forte lì, quindi la penalizzazione è giusta, magari non eccessiva ma giusta. Comunque la Formula 1 ha nelle sue mani una grande rivalità, una rivalità che speriamo da qui alla fine del campionato ci possa divertire davvero, magari senza gli eccessi di Silverstone, ma con qualche altro bel duello, perché questi due hanno veramente molto e molto da raccontarci. È stata presentata appena qualche giorno fa in forma digitale, ma ora è qui in carne ed ossa a Monza, proprio alla vigilia della 6 ore. Parliamo della 9X8, che è il prototipo della vettura LMH, cioè Le Mans Series Hybrid, che Peugeot ha presentato e con la quale correrà nella stagione 2022. Un motore ibrido V6 a benzina da 680 cavalli più un elettrico da 200 kW, quindi altri 272 cavalli, quasi 1000 cavalli in tutto. I più attenti avranno notato che non ha l'alettone posteriore, una cosa curiosa, ma grazie al regolamento che permette una
assoluta variabilità della scelta sull'aerodinamica e sulla propulsione, è possibile fare un'auto da corsa anche senza alettone. Peugeot Sport Engineering ha lavorato a stretto contatto con il design di Peugeot per produrre una vettura fuori dal comune, anche dal punto di vista estetico, è bella oltre che ad andar forte. E questo è un po' il frutto del lavoro che si sta facendo anche sulle auto in produzione di serie, come la 508 PSE, appunto Peugeot Sport Engineering. E per i più fanatici della GT, oggi è stato annunciato anche che entro il 2025 ci sarà una nuova line-up di vetture sportive, quindi delle versioni un po' più esasperate, tutte probabilmente ibride, marchiate con il leone, con il nuovo leone, come questa 9X8, che però non si chiameranno più GT, bensì PSE, appunto. Dopo l'Open femminile, DS conferma la partnership con il mondo del golf e sarà title sponsor del prossimo Open d'Italia di golf, in programma dal 2 al 5 settembre al Marco Simone Golf & Country Club a Roma, dove tra due anni si disputerà la Ryder Cup. DS Automobile ha siglato un accordo di tre anni con la Federazione Italiana Golf, che prevede una serie di attività per dare visibilità alla gamma E-Tense, sublimando i valori comuni: sostenibilità ambientale, raffinatezza, attenzione ai dettagli, benessere a bordo, tecnologia e savoir-faire. La presenza del brand francese sarà costante in tutti i circoli partner e l'immagine di DS accompagnerà i golfisti in ogni fase del gioco. DS, ad esempio, traccerà le distanze sul percorso, segnalerà gli obiettivi principali, creerà classifiche speciali che porteranno i migliori giocatori alla Pro-Am dell'Open d'Italia 2021. Offrirà servizi come il social wifi in clubhouse e il test drive delle vetture esposte all'ingresso del club, a cominciare dalle nuove DS9 E-Tense e DS4. È sbarcato anche in Italia Virtuo, il primo servizio di autonoleggio a breve termine premium 100% digitale. Il servizio parte da Milano, forte della partnership con Mercedes-Benz Italia, che ha reso disponibile una flotta interamente composta da vetture della stella. Entro le prossime settimane, Virtuo renderà disponibile ai propri clienti un'offerta di circa 100 GLA e classe A. Con Virtuo il noleggio dell'auto avviene tramite un'app, con la quale è possibile effettuare la prenotazione, pagare il noleggio, ritirare l'auto segnalando eventuali danni pregressi e avviare il motore tramite chiave digitale sul proprio smartphone. Le vetture si ritirano e riconsegnano in apposite aree di parcheggio in città e, presto, anche negli aeroporti. Attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e soprattutto senza contatto. Nata in Francia nel 2016, Virtuo è già attiva in numerose città europee come Parigi, Lione, Marsiglia, Madrid, Barcellona, Londra, Manchester ed Edimburgo. Nuova Citroen C5 X rappresenta l'espressione più evoluta della filosofia della marca in termini di innovazione, audacia, per un'esperienza di viaggio nella massima serenità e nel comfort assoluto. Nuova miraglia di Citroen si distingue innanzitutto per il suo stile all'avanguardia, una silhouette moderna dal design distintivo, deciso, che esprime potenza. Le linee sono fluide e aerodinamiche e riesce a coniugare eleganza con funzionalità e alcuni elementi provenienti dal mondo dei SUV. Il suo assetto è rialzato e nel frontale, così come al posteriore, la nuova firma luminosa AV con tecnologia a LED. Nuova C5X rappresenta un vero invito a viaggiare nel comfort assoluto con le più evolute tecnologie Citroën. Un abitacolo accogliente in stile lounge, i sedili Advanced Comfort, un eccellente spazio per i passeggeri posteriori e in anteprima assoluta le sospensioni attive Citroën Advanced Comfort che garantiscono la sensazione di sorvolare la strada e aggiungono ulteriore precisione, controllo. Tutto questo viene amplificato dalla versione plug-in hybrid, che offre una reale versatilità di utilizzo in modalità elettrica per tutti i giorni, per un'esperienza di guida fluida, silenziosa e senza emissioni di CO2, con un'autonomia oltre 50 km fino a 135 km orari e poi tutta la libertà di affrontare i lunghi viaggi in modalità termica.
La funzionalità e lo spazio a bordo sono amplificate dall'ampio bagagliaio di 545 litri e sottolineate dall'ampia luminosità grazie alle superfici vetrate e al tetto in vetro apribile. Nuova Citroen C5X adotta le più evolute tecnologie al servizio del benessere e della sicurezza, tra cui l'Extended Head-Up Display, un innovativo sistema di visualizzazione direttamente nel campo visivo del conducente delle principali informazioni di guida, a cui si aggiunge il nuovo sistema di infotainment e connettività che si ispira al mondo degli smartphone e dei tablet, abbinato a un touchpad da 12 pollici, wireless mirror screen e natural voice recognition. Si aggiungono le funzioni di assistenza alla guida, tra cui l'Highway Driver Assist, un sistema di guida semi-autonoma di livello 2. Disponibile con motorizzazioni benzina e plug-in hybrid, nuova Citroen C5X sarà commercializzata nel secondo semestre del 2021. Ruota in pista vi dà appuntamento a settembre. Nel frattempo potete seguirci sui social network e sul nostro canale YouTube. Tutti i link sono sul nostro sito www.ruotainpista.com. Buone ferie!